Una due giorni di battaglia in aula per decidere il futuro dell'Ilva. Mercoledì, salvo sorprese, il Tribunale del Riesame di Taranto si pronuncerà sul sequestro dell'area a caldo e sugli 8 arresti di persone e vertici societari e aziendali, tra cui Emilio e Nicola Riva. Sono serviti 2 giorni, oltre 15 ore di udienza, celebrata in un palazzo di giustizia blindatissimo, per discutere i ricorsi presentati dai legali dello stabilimento. La parola passa ora al collegio del riesame composto da Antonio Morelli, Alessandra Romano e Benedetto Ruberto. In tribunale gli indagati, tutti ai domiciliari tra Taranto e Milano, non si presentano. Oltre ai legali arriva in aula solo il neopresidente dell'Ilva, Bruno Ferrante. La 2 giorni di battaglia per il resto è stata segnata dalle strategie, oltre che dell'accusa, anche della difesa del colosso siderurgico. Il primo assalto è stato dei legali dell'Ilva con la presentazione di 2 perizie, una chimica e l'altra epidemiologica, in risposta a quelle della procura. E poi questa memoria difensiva che contesta la decisione del GIP, nella quale si sostiene che l'azienda esercita l'attività in pieno ed indiscusso rispetto di una legittima autorizzazione integrata ambientale. Ma soprattutto, secondo l'Ilva, la presenza a Taranto dello stabilimento siderurgico non ha prodotto un aumento dei tumori. Non vi è alcun eccesso di mortalità, è scritto nella memoria. Quanto alla misura cautelare, poi, che ha disposto gli arresti domiciliari, i legali dei 2 principali indagati, Emilio Riva e suo figlio Nicola, hanno sostenuto nella memoria difensiva l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga, soprattutto in relazione al fatto che il patron, proprio nel periodo in cui è scattato l'arresto, aveva costantemente pianificato incontri con le più autorevoli istituzioni nel territorio dello Stato, tornando dall'estero. Infine, la mossa della procura, le intercettazioni. Dobbiamo legargli il culo alla sedia, e il contenuto di una rilevazione telefonica. La frase sarebbe stata pronunciata da un dirigente dell'Ilva in una conversazione con un altro dirigente e farebbe riferimento all'arrivo in fabbrica di funzionari regionali che dovevano compiere un sopralluogo sugli impianti ritenuti a rischio ambientale. Le intercettazioni sono contenute in un procedimento penale con l'ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari unificato a quello per disastro ambientale. Dalle intercettazioni, secondo indiscrezioni, emergerebbero poi contatti con tecnici che dovevano preparare l'AIA per conto del Ministero dell'Ambiente, nonché un presunto episodio di corruzione del docente universitario ed ex preside del Politecnico di Taranto. Intercettazioni, dice Ferrante alla fine dell'udienza, non decisive. Non sono un elemento, secondo me, decisivo e importante per lo svolgimento di questa fase del processo. Poi, sui presunti limiti dell'AIA, aggiunge: come dire, osservazioni di natura tecnica che sono state ben contrastate dai nostri legali. Infine, l'ex prefetto di Milano rinnova il suo auspicio. Ho detto in modo assolutamente chiaro che dobbiamo abbassare i toni, quindi essere meno litigiosi, meno conflittuali, per cui ho comunicato formalmente che rinunciamo alla presentare ricorso contro la riapertura dell'AIA e non impugneremo la sentenza del TAR Puglia che ci ha dato solo parzialmente ragione, quindi non impugneremo le parti per noi negative di quella sentenza.